Grazie, grazie senatrice Fedeli, buongiorno a tutti. Ho voluto essere qui presente oggi perché credo che questo sia uno dei temi più rilevanti che prende forma proprio adesso, prende forma oggi. Mentre parlavate si parlava di sostenibilità finanziaria, si parlava di regole comuni, di standard comuni europei. Pensavo che noi ad oggi abbiamo cercato di utilizzare e indirizzare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza attraverso tanti progetti, attraverso tante iniziative affidate a ministeri diversi. Ma forse adesso che abbiamo iniziato è il momento di legare queste diverse iniziative, di trovare il filo trasversale di queste diverse iniziative, e questo è sicuramente un filo trasversale delle iniziative. Noi abbiamo un periodo veramente molto costruttivo con il Ministero della Salute, perché la parte ovviamente assistenza, si diceva prima, no? Diagnosi, terapia, assistenza, vedono assolutamente interconnesse l'aspetto formativo, l'aspetto di ricerca e l'aspetto assistenziale, forse perché nasciamo anche con queste tre, come docenti nelle università, con queste tre missioni particolari. Ecco, se andiamo a vedere quello che abbiamo inserito vicendevolmente fra noi, il Ministero della Salute e il Ministero per la Trasformazione Digitale e anche il MISE, in queste varie iniziative troviamo tantissimo, e quindi si tratta oggi di riuscire a collegarle. Dal punto di vista delle progettualità, io ringrazio veramente tutti voi, i tavoli, credo che siano dei progetti estremamente interessanti e che diano già un primo segnale su come possiamo collegare queste iniziative, su come possiamo poi attuarle al più presto. E anche perché non si parte da zero nella telemedicina, nelle esperienze regionali, anche nella formazione in un certo senso, che però, come si diceva prima, è lasciata un po' alla spontaneità individuale o delle regioni o dei singoli centri, non c'è un aspetto così di regola generale. E quindi brevemente vorrei dare dei punti sui due aspetti, quello formativo e quello della ricerca, perché questo è quello che, di cui si occupa il nostro ministero. Abbiamo detto, in realtà la competenza va caldeggiata, insegnata fin dalla scuola, però siamo più precisi nell'aspetto poi legato alla sanità. Io credo che noi abbiamo dei percorsi in cui l'aspetto del digital health debba essere introdotto nei corsi di laurea, di l'area sanitaria a vario respiro, nei corsi di specializzazione, allora lì si incominciano ad applicare alle proprie specializzazioni, ma in generale l'università possa assolutamente fornire insieme agli altri esperti del settore ulteriore formazione, chiamiamola una formazione di terzo livello, quello che volete, corsi di orientamento, corsi master, quello che vogliamo, ma la cosa importante è che questo vada a dare quelle conoscenze, oltre che competenze ulteriori, a chi è già nel settore, quindi al terzo livello. Quindi alcune cose si possono già fare oggi, per esempio l'inserimento di crediti formativi sul digital health nei corsi di laurea medicina in realtà si può fare già oggi. Noi lo caldeggeremo sempre di più, anzi cercheremo di darlo. Per ora quello che abbiamo fatto è quello di permetterlo, quindi di dare quella flessibilità ai corsi di laurea, guardo Andrea Lenzi perché sa bene di che cosa parlo, e di dare questa flessibilità e lasciarla un po' alla spontaneità individuale, ma poi di fatto esiste un momento di raccordo in cui le competenze dei laureati vanno, se non omologate, perlomeno una base comune ci deve essere, e nelle basi comuni va prevista assolutamente questa conoscenza e questa competenza. Quindi questo è già un primo punto che possiamo mettere da subito. L'altro aspetto è sicuramente corsi per manager sanitari che
nella nuova normativa è stato anche affidato, qualora la regione lo ritenga utile, all'università attraverso dei master. Quindi si è riconnessa la capacità di fare corsi per manager sanitari anche all'aspetto, diciamo così, universitario classico, in modo che ci sia un utilizzo in senso positivo di tutte le competenze per questo tipo di finalità, perché in realtà noi classifichiamo molto ciò che è universitario, statale, non statale, pubblico, privato, regionale, nazionale, ma poi alla fin fine siamo sempre gli stessi ad insegnare queste cose, quindi vale la pena cercare di farlo in modo più evidente, più manifesto e più trasparente possibile, e trovare anche in questo modo le competenze e le complementarietà necessarie per questo tipo di formazione. Quindi questi sono due aspetti che possiamo già mettere in campo da subito. Sicuramente trovo molto interessante anche la creazione di una comunità di esperti di campioni digitali in sanità. Quindi questa è un'esperienza che viene dall'Europa, che possiamo assolutamente portarci, ed è un metodo, se ne possono scegliere tanti, ma io credo che sia un metodo efficace, cioè il fatto di avere dislocati nei vari punti strategici persone che sanno che cosa vuol dire la sanità digitale permette uno scaling up di queste conoscenze, perché poi alla fin fine il fattore umano assolutamente ha dei meccanismi di apprendimento che anche in questo caso sono dettati dalla vicinanza, dalla frequenza, dalla presenza. Quindi questo è molto importante perché ha una concretezza particolare. Quindi ben volentieri lavoriamo su questo e cerchiamo di lavorare in parallelo, cioè da un lato dobbiamo formare queste figure, dall'altro dobbiamo agire sul presente. Per quanto riguarda l'agire sul presente, la cosa è molto più complicata ovviamente, perché dipende dall'infrastruttura, dalla capacità di utilizzare le infrastrutture, dalla sensibilità anche del professionista sanitario all'utilizzare l'aspetto digitale, quindi anche un aspetto culturale, ma l'aspetto culturale non si può che cambiare a lungo termine, quindi attraverso anche questi corsi. Occorre sicuramente dare degli esempi pratici che facciano capire a tutti quanto è utile avere e curare il dato sanitario, e sicuramente dare la capacità ai cittadini di saperlo controllare. Questo è un punto cruciale che diceva la DG Santé. Il cittadino, fra l'altro in Europa abbiamo degli organismi, vi ricordo, organizzazioni sanitarie molto diverse. Nel nostro paese è il paziente che ha l'affilo dei dati e il possesso dei dati, in Danimarca è il sistema sanitario che ce l'ha, quindi sono sistemi molto diversi, in qualche modo che vanno di cui bisogna trovare un fattore comune, e il fatto, apprezzo veramente moltissimo, il fatto che non esisti più, si debba fare e che non sia più solo volontario, credo che sia l'unico modo per avere un comportamento comune in tutta Europa. Però questo è un aspetto strategico per andare al secondo punto che volevo toccare, che è quello della ricerca, per restare sempre nei temi. Allora, anche in questo campo, se io vado a vedere quanti progetti finanziati su base competitiva nel PNRR sono dedicati ai dati sanitari, ne abbiamo tantissimi. Abbiamo il sistema dell'HPC, che il dottor Viola conosce molto bene, che è un centro nazionale che nasce oggi, ha già vinto, un centro nazionale hub and spoke, abbiamo qui anche Antonio Zoccoli, e che ha, no, negli spoke anche affronterà il tema del dato sanitario per la ricerca, perché questo è un aspetto fondamentale.
Abbiamo le iniziative dei partenariati della ricerca pubblico-private, in cui si farà ricerca sull'invecchiamento, sulla medicina personalizzata, sull'intelligenza artificiale, quindi una serie di tematiche dove di nuovo il dato deve essere raccolto e andrà a costituire delle grandissime banche dati, e poi dobbiamo di nuovo trovare il filo trasversale. Abbiamo un progetto sui fondi complementari, che è PNRR, parte fonte complementari, che è partito adesso, che sono le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario assistenziale, pensato proprio per dare le basi di ricerca e sviluppo alla telemedicina, alla teleassistenza, alla telerefertazione, eccetera. Quindi creare attraverso lo sviluppo, che ne so, di sensori, di metodi, di robotica e di tutto quello che i ricercatori sanno fare bene, un legame diretto fra il loro sviluppo di ricerca e la loro applicazione in situazioni pilota sul territorio. Quindi tutto questo ci darà molte più esperienza, e io credo che quello che dobbiamo fare oggi è definirne le regole. Una volta che abbiamo capito qual è l'assetto generale, in questo l'Europa ci può aiutare moltissimo, dobbiamo definire delle regole che, nel rispetto ovviamente del rapporto fra Stato e Regioni, però riesca almeno in alcuni ambiti, soprattutto nel trattamento del dato sanitario, a creare una regola comune. L'accesso, le regole di accesso non ci sono ancora, sono molto complicate. Si diceva prima, sono d'accordissimo, noi di fatto parliamo di esperienze che si possono fare, che i nostri ricercatori fanno molto fatica a fare, ma Google le fa in un secondo. Quindi il si può fare c'è, è il come farlo e come rendere e dare la forza allo Stato, al pubblico anche, di utilizzare questi dati. Io credo che anche in questo caso dobbiamo lavorare in parallelo, da un lato lavorare sugli aspetti delle regole, della privacy, del problema della privacy, perché questo è molto importante, e su una visione comune dei punti di arrivo e di partenza. Dall'altra però incominciare già a sperimentare, cioè non penso che possiamo includere la voglia poi delle persone a muoversi verso questa strada se non diamo degli esempi pilota su che cosa vuol dire. E gli esempi pilota, di nuovo, sono nel nostro paese affidati a delle singole iniziative, ma noi potremmo fare qualche cosa di meglio, anche simulando o comunque cercando di arrivare, in base alle esperienze del nostro paese che ci sono i registri, ci sono delle malattie rare, ci sono una serie di dati ben curati e ben tenuti, e incominciare a lavorare su questi. Questa è una sfida che ho proposto al tavolo della ricerca sui dati sanitari, che è fatto fra il nostro Ministero e il Ministero della Salute, per incominciare a testare quello che veramente vuole dire ed essere più pronti a rispondere ai cittadini. Grazie.